È vero che i cani fiutano i tumori e quindi possono essere utilizzati per diagnosticarli? No, ad oggi non è dimostrato che i cani siano idonei e affidabili come strumento di diagnosi, ma è vero che riescono a fiutare alcune molecole volatili prodotte dai tessuti tumorali. La prima pubblicazione scientifica a suggerire questa peculiarità dell'olfatto del migliore amico dell'uomo risale al 1989 e racconta la storia di una donna e del suo cane che continuava ad annusare ossessivamente un neo che aveva sulla coscia, spingendola di fatto ad andare dal medico. La diagnosi fu melanoma maligno. Successivamente, attraverso diversi studi, si è cercato di capire se i cani erano in grado di distinguere tra le urine e il fiato di malati di cancro e di persone sane. I cani, dopo uno specifico addestramento, spesso ci riuscivano, ma non con l'accuratezza necessaria per essere affidabili come test diagnostico. Questo però non significa sottovalutare eventuali segnali inviati dal nostro amico a quattro zampe. Se annusa con insistenza una parte del nostro corpo come mai aveva fatto prima, vale la pena andare dal medico per un controllo. Ovviamente facendosi accompagnare dal nostro inseparabile fido.